Ritrovate amici di Cirando Posto. A questa nuova puntata di Terra Nostra, un rotocalco di attualità. E l'attualità eh, è strettamente connessa alla politica. E ho il piacere di avere in, in video collegamento il Sindaco di Ottati, Elio Guadagno. Grazie Sindaco per essere qui, grazie a voi, un caro saluto a tutti, allora eh... A breve si presenteranno uh, le liste, democrazia partecipativa, ottati prima di tutto, questa è la lista che appoggerà appunto la, uh, la, la sua candidatura. Ma ho visto, ancora è troppo presto ovviamente, però ho visto che si parla molto di giovani. Ecco, che cosa i giovani possono dare, che cosa hanno dato nella passata uh, amministrazione e che cosa daranno per la futura amministrazione? ma eh... La nostra forza in questi cinque anni, sia nel periodo che ante eh, amministrazione, quindi prima di arrivare per giungere alla vittoria, sia durante il mandato amministrativo, i giovani sono stati sempre al nostro fianco e sono stati la nostra forza. Quindi contiamo ancora sulla loro energia, sulle loro ambizioni, le loro speranze e anche sulle loro necessità per proporci nuovamente alla comunità con un programma elettorale eh, reale, eh, attuabile, e quindi i ragazzi sono ancora al nostro fianco, ancora più numerosi rispetto all'altra volta, quindi con un, un entusiasmo ancora maggiore. I ragazzi la prima cosa che debbono fare è acquisire consapevolezza che la loro terra ha un potenziale enorme, ma inespresso. Tutti quanti insieme dobbiamo lavorare per condurre insomma, il nostro paese verso le migliori opportunità, che il futuro può preservarci, metterle in atto proprio per farli restare qui il più possibile. Poi è chiaro che eh, quando i ragazzi giustamente ambiscono perché devono essere affamati, devono avere ambizione, eh, è giusto anche che vadano via, però è importante poi tornare e quindi apportare il loro contributo, con gli occhi del mondo che hanno visitato, contribuire qui alla crescita socio-economica del nostro paese. Eh, ma come si fa a portare... Uh, appunto i ragazzi i giovani di nuovo nella propria terra, bisogna comunque dare una prospettiva, un futuro, un progetto. Certo, assolutamente gli amministratori debbono prima di tutto avere fiducia nei giovani, quindi non usare la frase eh, sterile a mio avviso, anche, anzi anche mortificante, che sono giovani e non hanno esperienza. Quello, questo è quello che è accaduto sulla mia pelle, in primis, quando mi sono offerto al popolo di Ottati per, per governare il paese: devono avere fiducia, devono metterci la faccia, devono investirci in termini di risorse economiche e risorse eh, fisiche. Quindi i ragazzi devono mettersi in gioco a fianco degli amministratori, ovviamente senza. Proporgli perdite di tempo senza fargli fare voli pindarici eh, con la testa, bensì fargli toccare il, praticamente quello che c'è sul territorio. Perché facendo una mia, mia una frase di eh, Peppino Pagano quindi Cantina San Salvatore, se non c'è nulla su questo territorio vuol dire che possiamo fare tutto. Eh, ho visto che c'è una sorta di rete tra i vari amministratori, la regione, il parco, eh, quanto conta? Appunto, per amministrare un piccolo comune come Ottati, ma altri comuni pure, quanto conta fare rete e cercare, appunto, l'appoggio di, di, di enti sovracomunali? È fondamentale, oggi non è più il tempo del campanilismo e dell'individualismo, bisogna stare insieme, fare reti fra enti viciniori e enti sovracomunali perché se si agisce di territorio e si ha una visione territoriale si arriva al, a delle soluzioni condivise quindi che possono andare bene per tutti e, e dare un, un risultato tutto quanto il territorio, se invece pensiamo che ognuno da noi è un, è un maradona, eh, non è un gioco di squadra e non portiamo a casa i risultati non è più il tempo dell'io, è il tempo del noi, quindi eh, noi come amministrazione comunale di ottati che conserviamo un rapporto eh, sia sovracomunale sia con i comuni vicinori di massima stima e collaborazione, a prescindere dalle appartenenze eh, politiche. Abbiamo agito in tal senso e pensiamo, senza, eh, senza troppa insomma, eh, vantarci, di aver portato qualche risultato anche per questo tipo di atteggiamento. Ho visto che... Uh... C'è un fondo, quello del sostegno ai comuni marginali, sono 42.000 euro offerti alle aziende che o possono espandersi sul, nel comune di, eh, di Ottati oppure eh, aprono, devono aprire eh, aziende. Ma eh, effettivamente le aziende vengono aperte con questi fondi, eh, si espandono, c'è eh, la domanda ma c'è l'offerta? Allora, siamo, eh, questa è la seconda annualità delle tre assegnateci dal Ministero dell'Interno. L'anno scorso, già abbiamo, messo, abbiamo eh, pubblicato l'avviso per ulteriori mila euro. Dove abbiamo avuto una discreta partecipazione con due aperture di aziende ex novo e cinque eh, ampliamenti di aziende già esistenti. Interventi che sono stati realizzati, eh, tra l'altro, una molto eh, suggestiva anche perché. Eh, ha come eh, core business diciamo così, eh, una, un aspetto sentimentale che è quello della restanza dove un ragazzo di Ottati che per dieci anni ha, ha, ha navigato il mondo a bordo di navi mercantili ha deciso di smettere con quella vita nonostante eh, fosse molto redditizia e quindi di tornare qui ad Ottati, eh, investire sulle proprie radici, avere una vita bucolica, quindi aprire un laboratorio eh, per eh, il miele. E questo insomma puntiamo ancora su questi fondi e siamo certi che ci saranno dei buoni risultati anche quest'anno e soprattutto delle, delle aziende che andranno a risolvere i soldaggi che abbiamo in paese, con attività commerciali che magari eh, non ci sono. Quindi i risultati ci sono. Noi assegniamo questi fondi ma poi abbiamo. Il, il compito è importante anche di vigilare, perché non è più il tempo sì. di spendere i soldi, ma noi dobbiamo imparare a investire, non a spendere così eh, a casaccio. Quindi le aziende sono nate e continueranno a nascere perché siamo rigidi su questo parto da una premessa, io credo molto nella comunicazione e eh, eh, vedo che anche lei crede molto nella comunicazione, soprattutto social. Ecco. Come per dire, se non comunichi non hai fatto nulla, eppure ci sono state un sacco di iniziative. E quanto, è, quanto è importante la comunicazione, per, soprattutto per un piccolo borgo come Ottati? Ma la comunicazione a prescindere è fondamentale, soprattutto poi quella di, di carattere istituzionale, perché i cittadini devono sapere ciò che avviene sul proprio ente locale, sul proprio comune, ciò che gli amministratori fanno, sia il bene che il male. Noi tra l'altro ci siamo messi davvero in gioco eh, in termini di confronto e di relazioni con la gente, perché ad ogni consiglio comunale noi abbiamo previsto come ultimo punto all'ordine del giorno parola al cittadino, dove ogni cittadino può venire in quella sede e davvero eh, avanzare di tutto, dai suggerimenti alle proposte, alle critiche. Nei confronti dell'amministrazione rispetto al proprio operato. Quindi la comunicazione per noi è una cosa fondamentale, poi non sfruttarla in questi tempi della, nei tempi della digitalizzazione dei social network, quindi sarebbe proprio restare indietro rispetto alla modernità. Poi l'età giustamente mi porta. Un, un passo uh, semplice rispetto a questo andamento, quindi sfruttiamo i social, sfruttiamo tutti i canali di comunicazione per rendere i nostri cittadini sia informati e sia consapevoli di quello che abbiamo e di quello che stiamo facendo. Uh, ho visto, appunto, dando uno sguardo sui social le tante iniziative che uh, il comune di Ottati ha, ha messo in campo, sono tantissime, però appunto mi è venuta questa idea ma questa domanda soprattutto ma eh, tra le tante tra i tanti progetti quale ad esempio ne avrebbe eh, ne, ne, ne poteva fare a meno oppure comunque non è eh, al 100% eh, sicuro ecco certo di quello che ha fatto si ehm... sì, diciamo che noi ci eravamo detti Sincer sincero che, eh, però sincero Massima sincerità, eh, allora ci eravamo detti che i lavori pubblici eh, non dovevano eh, assumere una funzione rilevante nella nostra attività amministrativa. Eh, ovviamente ci siamo impegnati su tanti altri fronti diversi dal, dai lavori pubblici, e, e questo eh, ha ampliato il, insomma, il ventaglio delle iniziative messe insieme anche per dare servizi alla nostra comunità. Inutile dire che i lavori pubblici presentandosi le opportunità le abbiamo colte e quindi non ne abbiamo lasciate nessuna intentata. Il 90% portate a compimento, quindi di questo siamo molto molto orgogliosi. Però io quello che vorrei dire è che noi non, non siamo orgogliosi insomma, di, di qualche opera che stiamo realizzando, di qualche finanziamento che abbiamo portato a casa, bensì di aver reso una comunità libera di pensare, di agire, a prescindere da che... Da chi eh, avessero votato cinque anni fa. Quindi, se devo dire che abbiamo fatto qualcosa che io non ho condiviso, sinceramente, io non la so individuare. Perché non dico questo, con questo non dico che abbiamo fatto tutto bene, perché siamo umani, abbiamo sbagliato e certamente eh, laddove eh, saremo eletti nuovamente sbaglieremo ancora sicuramente. Però abbiamo agito sempre con passione, impegno e senza cattivelle, senza, senza malizie. Quindi non penso che abbiamo. Eh, commesso errori di cui insomma vergognarci però abbiamo sempre eh, ci siamo sempre assunti la responsabilità di dire qui abbiamo sbagliato qui potevamo fare meglio però ripeto okay. se devo individuare qualcosa che non, non dovevamo fare questo non glielo saprei dire Vabbè, basta la buona volontà nell'agire ecco credo che sia questo importante per un amministratore la buona fede. La buona fede, esatto. Allora finisce qui un'altra puntata di Terra nostra. Io ringrazio il sindaco di Ottati Elu guadagno e in bocca al lupo per le prossime amministrative. Vive il lupo, grazie mille sempre per l'attenzione. Ringrazio voi per l'attenzione e rimando l'appuntamento alla prossima settimana. Grazie mille.